nella mia cucina. Oggi preparerò tre tipi di pane con la farina bianca. Andrò a fare il filoncino, il sempre fresco e la mafalda, pane tipico siciliano. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci serviranno. Gli ingredienti che ci serviranno sono 1 kg di farina bianca, la 00, 10 g di lievito di birra fresco, 5 g di malto d'orzo, 20 g di sale, 500 g di acqua. In caso, se servirà, ne aggiungerò altri 100, ma comunque vi farò vedere durante la ricetta. Dentro la bacinella con la farina vado a inserire il lievito sbriciolato, il lievito fresco di birra. Aggiungo anche il malto e inizio a mescolare questi ingredienti. Adesso creo una fondana e inserisco l'acqua, poco alla volta, quindi ne inserisco metà. Inizio a impastare. Potete utilizzare anche la planetaria. A questo punto aggiungo anche il sale. E inserisco gli altri 100 g che avevo detto di acqua, ma li vado ad aggiungere sempre piano piano. Passo tutto sul piano da lavoro e continuo a impastare fino a formare un impasto liscio e omogeneo. Il nostro impasto è stato ben formato, questa è la consistenza, morbido e non appiccicoso. Adesso lo lasciamo 10-15 minuti sul tavolo, quando si rilassa un po' l'impasto, e dopodiché andiamo a fare le pezzature. Sono trascorsi 10 minuti, adesso andiamo a fare le pezzature, quindi tagliamo il nostro panetto e facciamo dei pezzi di 200 grammi. Dopo aver formato le pezzature, le mettiamo da parte. Ne prendiamo una, mettiamo un po' di farina, prendiamo il mattarello, schiacciamo e appiattiamo il nostro panetto. Questo procedimento servirà per dare forza al nostro impasto, quindi iniziamo ad arrotolare, con il pollice spingiamo verso l'interno e arrotoliamo.
dopodiché allunghiamo leggermente. E diamo questa forma. Li riponiamo dentro una teglia, distanziati tra di loro, li lasciamo riposare per 40 minuti. Sono trascorsi 40 minuti, adesso riprendiamo un panetto, mettiamo un po' di farina. Schiacciamo con il mattarello, dobbiamo stendere il nostro panetto dobbiamo arrotolare di nuovo. E adesso con i palmi delle mani dobbiamo arrotolare togliamo la farina in eccesso. Arrivati a questo punto, dentro una ciotolina ho messo un po' di acqua, bagniamo la superficie leggermente dentro un piatto ho messo dei semi di sesamo. Con questa linea, con la chiusura, capovolgiamo, immergiamo nei semi di sesamo in questo modo e andiamo a posizionare il nostro pezzo di impasto dentro la teglia rivestita da carta da forno. Questi qua sono per fare i filoncini. Adesso vado a fare i sempre freschi, quindi sempre mettiamo un po' di farina. Giriamo al solito. Questa volta non dobbiamo lavorarlo con le mani, ma lo lasciamo direttamente così. Bagniamo la superficie. Poi lo passiamo nei semi di sesamo.
in teglia. Per fare le mafalde dobbiamo prendere il nostro panetto, dobbiamo allungare e formare un serpentello. Adesso dobbiamo fare delle S, quindi facciamo questo movimento così, così. Questa parte che rimane la sovrapponiamo sopra, schiacciamo e abbiamo ottenuto la mafalda. Adesso cospargiamo, spennelliamo con un po' di acqua. E passiamo nei semi di sesamo. E la nostra mafalda è pronta. Adesso vado a fare anche gli altri. Adesso mettiamo a lievitare fino al raddoppio. Adesso accendiamo il forno a 250 gradi. Il forno deve essere statico e deve essere preriscaldato prima di infornare i panini. Nei filoncini andiamo a fare dei taglietti. Prendiamo un coltello dalla lama ben affilata e andiamo a incidere i nostri filoncini. In forno a 250 gradi, forno statico per 10 minuti, dopodiché abbasso a 200 gradi fino al termine della cottura, saranno circa altri 10-15 minuti. I panini sono cotti, li ho poggiati sopra una gratella per far prendere aria, adesso li copro con uno strofinaccio e li lascio intiepidire. E i panini di farina bianca sono pronti, possono essere degustati con qualsiasi salume, ma la morte della mafalda ricordate che è la mortadella. Vi faccio vedere anche l'interno, intanto la morbidezza di questi panini. Bellissimi, super soddisfatta. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie. Un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!